Ciao a tutti amici di Arte Culinario. Un saluto da Gino, il cuoco perugino. Oggi la ricetta è una buonissima trippa di manzo. Prima però, iscriviti al canale per poter vedere altri video. E se questo ti piace, metti un bel like che ci sta sempre bene. Allora, io utilizzo il rumine, che è il primo dei quattro stomaci del bovino. Dopo averlo pulito e lessato, lo taglio a striscioline. E poi ci metto anche una boma su, che sarebbe quello utilizzato per fare il namprodotto. Anche questo lo devi tagliare a striscioline, e poi lo becchi da parte. Per prima cosa devi fare un bel soffritto. Quindi prendi due o tre carote, le tagli per bene a bastoncino, e poi le ritagli per fare dei cubetti. Nel frattempo, fra pentola d'acciaio, versi un bel filo d'olio, evo. E quando le carote sono pronte, ce le butti dentro. Adesso tocca al sedano. Lo fai della stessa dimensione delle carote. Ale, e metti in pentola. Aggiungi due o tre spicchi d'aglio tagliato a pezzetti, qualche foglia d'alloro e lasci soffriggere per benino mescolando. Quando le verdure si sono appassite, aggiungi la trippa. A questo punto metti il sale. Devi essere generoso perché questa è una ricetta saporita, eh? E anche un bel pizzico di pepe. Un'altra bella mischiatina. Oh, e un bel bicchiere di vino bianco, che ci sta sempre bene. Adesso, lasci bollire un pochettino, diciamo 10 minuti, e io aggiungo anche un peperoncino. Se non lo vuoi piccante, ce lo metti. E per ultimo, aggiungi la passata di pomodoro. Aggiusta di sale se c'è bisogno. Senti che profumo, sta venendo proprio buona. Adesso non le fretta, eh? Abbassa la fiamma e fa bollire ancora per un'oretta. Se c'è bisogno, aggiungi qualche mestolo d'acqua calda. E ci vediamo tra un'ora. Bene, ragazzuoli, la trippa è venuta una meraviglia. Adesso vi saluto e vi aspetto alla prossima ricetta. Un saluto da Arte Culinaria e da Gino, il cuoco perugino.